Ci sono domande? Sì, professore, io volevo chiedere una cosa. Vai. Io, ecco, con il mio gruppo abbiamo la cappella a Villa York, Sì. la chiesa di Santa Chiara, ok. Stavamo effettuando la verifica del ribaltamento della cella campanaria. Sì. Io non so, ecco, se lei ha presente, ricorda un po' come è configurata. No, purtroppo no. Ok, se posso condividere lo schermo, magari glielo faccio vedere anche solo con una foto, così. Facciamo un attimo il quadro della situazione. Ci sono gruppi che vogliono fare revisione? Allora, quindi dov'è il vostro tema? Ok, poi oltre al gruppo di Castellammare, da casa nessuno? Ok, allora vediamo rapidamente questa domanda di chi era? Alessandra? Vai, Sì. dovresti poter condividere. Ok. E voi che fate? Vi collegate col computer? Ok. No, no, Zoom. Zoom, avete l'indirizzo? Ok. Credo che adesso possiate vedere. Sì. Ok, quindi questa è la. Scusa un secondo che non sento, che dice? Sì, hai ragione. Ecco. Quindi questa è la, diciamo, come è configurata. Adesso il mio dubbio era, diciamo, quando io devo fare l'assimilazione a figure semplici, questa parte qui, perché qui faccio i due piedi dritti, l'architrave, e poi dopo questa parte qui. No, quella la puoi lasciare com'è. E Ok. tu in genere ti fai un modello CAD 3D Quindi lo devo fare con Rhino, ecco. con Rhino, con AutoCAD, col programma che preferisci, e ti calcoli il volume e la posizione del baricentro. Ok, Ok? quindi poi ecco, mi serve anche con questo posso anche calcolare poi l'area di influenza sempre di questa parte. Secondo me ti Perché? conviene fare un modello di tutto, in maniera Sì, che. beh, se faccio il modello poi penso che convenga farlo di tutta questa parte Eh proprio. sì, di tutta la cella. Sì, ok. Perché ecco, era sorto proprio, diciamo, all'inizio su questa cosa e non sapendo come trattare questa parte, ho iniziato a impostare il resto del Diciamo, lavoro, però. da un punto di vista della cinematica non cambia, perché è sempre un sistema con un piede dritto. Ok. Cioè, tu avrai, scusami, con due piedi dritti e un trasverso. Cioè, che tu abbia una cosa così, si vede? Che tu abbia una cosa così, oppure una cosa. Così, Sì. da un punto di vista della cinematica, non cambia nulla perché tu hai sempre un sistema che è fatto così, di cui quindi devi trovare il centro di rotazione per il corpo. Queste linee che ho fatto male passano per le cerniere. Per il trasverso, quello che cambia è che qui avrai un baricentro da queste parti, qui boh, ce l'avrai da queste parti, ma comunque da valutare. Ma per il resto la cinematica è la stessa, quindi avrai sempre un diagramma delle componenti orizzontali di spostamento che fa qualcosa di questo tipo.
E qui valuterai lo spostamento del baricentro in questo punto, invece se il sistema fosse stato questo l'avresti valutato qui. Quindi cambia il valore dello spostamento, ma come affronti il problema da un punto di vista cinematico è esattamente lo stesso. Ok, e invece per quanto... ma quindi devo fare, ecco come ha fatto lei nel disegno, cioè sia la parte dell'architrave sia quella curva tutto un blocco, oppure li divido in quattro corpi, quindi due piedi dritti, l'architrave... No, io farei tre corpi, due piedi dritti okay. E questo trasverso, perché questo tu stai facendo l'ipotesi che comunque si muova come un corpo rigido, quindi... avrai che tutti i punti di quel trasverso ruotano attorno a un unico centro di rotazione, quindi perché separarlo? Ok, va bene. Allora proverò a fare così. E invece poi per quanto riguarda il peso poi del tetto, come faccio a calcolare questa? Perché non la posso considerare come, diciamo, se fosse a falde. Come faccio a calcolare? Ma secondo me quella è tutta muratura. Adesso non so se è una foto più ravvicinata. Quella è tutta muratura, quindi tu farai il modello 3D col software che preferisci, mm-hmm. Che avrà un certo spessore, non credo che quello sia pieno. Avrà uno spessore, probabilmente addirittura una testa sola, cioè erano abbastanza... sottili queste strutture oppure a due teste e quindi ti calcoli quant'è il volume con Rhino e moltiplichi quel volume per il peso specifico. Ok, quindi come ok, va bene, ho capito, grazie. Non c'è un tetto di legno di cui fai l'analisi dei carichi dei vari mm-hmm. strati, lì tu avrai okay. un solido che ha un suo spessore, non è pieno, ha un suo spessore. E tramite software calcoli quanto vale il volume e dove si trova il baricentro. Ok, quindi poi facendo il volume per il peso specifico ottengo la muratura. Ok, grazie. Ok, a te. Allora, vediamo se per caso hanno risposto dalla presidenza. Mi sembra di no. Vai. Sì. No, però condividi qualcosa perché poi ci sono sempre tanti equivoci. Poi dopo questa domanda partiamo con la revisione, ok? In maniera che le revisioni abbiano la precedenza. No, no, vai, vai. Voi intanto siete pronti a partire? Ok.
Condividi lo schermo. Tutta questa. Sì, per terminare HU, di scienza delle costruzioni. Un'altra cosa che succede sempre, malgrado io dall'inizio del... delle forze, in maniera che condividi lo schermo. Cento grammi di zucchero, due uova. Condividi lo schermo. Ciao, buongiorno. Vabbè, intanto ci sei. Facciamo intanto l'appello. Allora, Giannuzzi, Lefebvre. Luciani, poi c'è Turco, Simeone, Manfolini. Allora, Manfolini, sei pronto? Manfolini, ci sei? Oppure parto con loro? No, se sei entrato, facciamo questa domanda così poi partiamo con il loro lavoro.
Guarda, se bisogna di scaricare dei file, preparare dei materiali, partiamo con loro allora. Ok, allora chi vuole fare domande deve aver pronto dei materiali da condividere a video, perché altrimenti non ci capiamo, ok? Quindi chiunque vuole fare delle domande, prima prepari del materiale. Ok, partiamo con il gruppo di Castellammare. Vai, dovresti poter condividere. Scusatemi, ho lasciato il telefono rumoroso in maniera che se per caso mi richiamano dalla presidenza, vediamo se riusciamo a fare dei progressi. Ok, quindi Huang è il cognome, scusami un secondo, torno indietro. Sì, professore. Huang, Huang è il nome della famiglia. Ok, Wang, sì, il cognome, sì. perfetto. Architettura restauro, mi raccomando, con le parentesi. Ok, vai. Ok. Io forse terrei come ordine per le verifiche lo stesso delle lezioni, quindi partirei ribaltamento va bene, poi architrave in acciaio, poi capriata lignea e poi volta a botte. Ok? Avanti. Allora, qui dovete mettere prima una carta, insomma, almeno della Campania in cui si capisce dove è Castellammare, cioè non. No, no, non si capisce bene. Vabbè, provincia di Napoli è quella che c'ha davanti Procida, Ischia. Diciamo, dovreste sempre evidenziare, no, la parte rilevante. Poi all'interno della provincia siamo lì e poi la frazione di Quisisana, anche quella non si capisce benissimo qual è. Ok, avanti. Allora, forse se è possibile, attivate il vostro microfono così vi sentono da casa. Attenzione per quelli a casa che ho disattivato l'audio da casa, quindi se volete fare delle domande, scrivete sulla chat o alzate la mano. Penso sentono da casa. Penso di sì. Ok. Vai. Vado. Da qua parte la prima analisi storico-critica, dove abbiamo, beh, sono documenti, cartografie che ripercorrono sia la parte storica che le evoluzioni dell'edificio. È attivo il tuo microfono? Sì, è attivo, è attivo. Ok, quindi da casa la sentite? Scrivete la risposta. Allora, quello che qui non va bene è che non c'è non ci sono riferimenti bibliografici per la parte testuale. Ok, quindi se voi dite. La Reggia fu edificata per volere di Carlo II d'Angiò alla fine del XIII secolo, eccetera. Da dove avete preso questa informazione? Si mette un riferimento breve del tipo cognome e anno, ok? Quindi per esempio Simeone 2017, poi ci sarà alla fine della tesina una bibliografia con riferimento esteso a questo testo di Simeone 2017. Se il riferimento è a un libro. Quindi un oggetto corposo, si mette anche il numero di pagina qui, Simeone 17, pagina 15. Ok? Vai. Anche qua, diciamo, questi riferimenti sotto le figure possono rimanere brevi. Per esempio, questo potrebbe essere ASN, no, ASNA 1764. Poi alla fine ci sarà una. La Un bibliografia. registro archivistico avrete tutta la citazione lunga. Ok. Idem prima nella diapositiva precedente, sotto le cartine,
si poteva mettere solo l'abbreviazione Pacchielli, non mi ricordo com'era, torna indietro. Pacichelli 1703, poi invece alla fine ci sarà il riferimento esteso. Ok, avanti. Beh, stesso discorso. Vabbè, il discorso è... sì, stesso discorso. Analogamente. Quindi si capisce, scusa se torni nella cosa precedente, si capisce in quella vista aerea dov'è questa torre? Quella vista tipo da Google Maps, non so da dove fosse. Da Maps? Sì. È evidenziato il rosso. Lì. Ok, sì. Va bene. Avanti. Vai. Sì, il discorso okay. È lo stesso, insomma. Questo poi alla fine è lo stato poi ultimo che è ancora visibile, insomma, non ci okay. Sono state più modifiche. Vai. Questa poi è una sintesi fotografica dell'ultimo rilievo che è stato fatto, che è nel maggio scorso, con proprio lo stato attuale dell'edificio. In particolare okay. Questo dei prospetti e il successivo dovrebbe essere, sì, alcuni dettagli del... Va bene, benissimo. Un rilievo materico della pianta, con le indicazioni di tutte le, magari, elementi rilevanti, come le volte a botte a sesto acuto, c'è un arco d'ingresso, i vari materiali anche. Ah, ricordatevi quando descrivete le murature, sì. Che i conci devono avere tre dimensioni, ok? Sì. So che al restauro siete abituati a indicarne due, ma in realtà l'oggetto è tridimensionale e in genere se la muratura è decente viene anche cambiato l'orientamento, cioè sì. Non abbiamo mai tutti gli elementi di fascio, tutti gli elementi di punta. Avanti. Il fatto è che, professore, il rilievo è stato fatto solo da prospetto perché... Vabbè, adesso vediamo il prospetto quando ci arriviamo, però è molto raro che sia solo... No, perché essendo intonacato non si è riuscito a prendere anche la dimensione, cioè quindi poi non so se... Adesso vediamo. Queste sono alcune sezioni. Sì, sezioni dove è stato rifatto sempre. Prospetti. Le quote. Diciamo, questa è una cosa che non dovreste fare. Vedete che qui il navigatore è orientato con il nord grosso modo in alto, prima invece in quello del foto, mi sembra. Sì, era girato. Ah, okay. Questa cosa confonde sempre. Okay. Avanti. Ok, qui abbiamo individuato le varie stratificazioni nel tempo, quindi le varie murature che si sono stratificate nel corso dei secoli. Va bene. Da qua poi parte l'analisi della muratura, perché abbiamo scelto quella dell'ultimo livello, che è quella più visibile, ma anche più recente, che quindi ha gli stelli di tufo e conci in laterizio. Cioè, al contrario, gli stelli in laterizio e conci di tufo. Sembra quasi il contrario, cioè sembra prevalere la listatura di tufo sulla muratura, se guardiamo all'altezza. Sì. Sì. Strana questa tecnica, è diffusa nell'area di Napoli? In realtà sì, però dipende dal... cioè nel senso, questa forse è un po' ingannevole come foto perché sulla parte di destra è un cantonale, quindi forse per quello c'è molto laterizio. Ok, andiamo avanti. E abbiamo cominciato a calcolare l'indice di qualità muraria, quindi abbiamo preso in considerazione ogni voce, diciamo. Lo so, però dovete, diciamo, nella tabella, non dovreste evidenziare tutta la riga, ma solo le celle della regola dell'arco rispettata. Ok. Altrimenti non si capisce qual è la selezione che avete operato. Ok, avanti. Quindi orizzontali, presenza di diatoni. No, questa non va bene. Questa linea di minimo tracciato vale per lo sfalsamento dei giunti se la disegnate nel prospetto. Va disegnata nello spessore. Disegnata nello spessore. Se lo spessore non è visibile, dovete fare un ragionamento sul prospetto
per capire se gli elementi sono disposti tutti di fascia, come forse sembrerebbe, perché è solo proprio in corrispondenza dell'apertura che c'è qualche elemento ruotato. Sì. Quindi, ma quanto è spesso questo muro? Non lo so, però abbiamo la pianta, quindi... Però a meno che non sia un muro molto sottile, dire che qui la regola dell'arte non è rispettata. No, siamo sull'ordine dei 40-50 centimetri minimi. Ok. Quindi attenzione, questo è un errore frequente, se vedrete l'ho scritto anche nella lezione, quando si fa la presenza dei diatoni la linea di minimo tracciato deve essere sulla sezione trasversale, non sul prospetto. Avanti. Ok, avanti. Ecco, quindi qui potete fare la linea di minimo tracciato, ok? Valutare quei valori numerici di riferimento. Attenzione che quei valori numerici sono riferiti a un'altezza di un metro. Ah, vabbè, ma mi sembra che voi abbiate studiato sì, un metro per un metro. Sì, ok. Sì, l'abbiamo scritto nella slide iniziale, che proprio la porzione di muratura dovrebbe essere un metro per un metro. Dimensione degli elementi. Va bene, avanti. Ok. Abbiamo fatto una sintesi, poi abbiamo preso tutti i valori che... Vabbè, e ricontrollate quello sì. Della presenza degli atomi che si abbasserà e quindi sul fuoripiano potrebbe portare a qualche variazione. Scusami, ma MR e G li avete dichiarati? Questi coefficienti. I coefficienti. Esatto. Mi sembra di no. E voi siete in presenza di una muratura che è fatta con elementi regolari e quindi credo che tutti e tre potenzialmente potrebbero assumere valori diversi da uno. Ok. Okay. No, non dobbiamo rifarlo. Avanti. Sì, abbiamo provato a fare anche questa analisi. Questa però mi sembra la vecchia, il vecchio grafico. Non riusciamo a trovare i grafici più recenti, la questione. Cioè, non so... No, ma scusa, nella lezione non ci sono quelli della... Sì, ci sono, però poi per riportarlo nella tesina si perde la qualità dell'immagine, quindi non siamo nulla, riusciti a fare il grafico. Insomma. Cioè hanno una risoluzione troppo bassa? Sì. Sì. Cioè, magari nella tesina si vede anche, cioè nella sua presentazione si vede bene, però nel passaggio poi al... Va bene, cerco di caricarvi sul sito. Grazie. Il lavoro di Borri. Grazie. Ok, quindi la stessa cosa. Quindi il massimo. Ok, quindi qui siamo arrivati alla sintesi, quindi per i livelli di conoscenza e per i fattori di confidenza in base a... Allora, prima di arrivare a questo... Sì. Sarebbe utile, scusa, torno un secondo indietro. Sarebbe utile mettere anche la parte della resistenza a taglio e poi mettere il confronto con la circolare, però non con questi valori della sola tabella 1, perché voi qui avete fatto alcune ipotesi, sì. Cioè sul collegamento trasversale, vabbè, che quella la rimuoveremo, quindi forse non vale, però sulla presenza di ricorse listature, sulla malta buona, quindi voi dovreste moltiplicare opportunamente i diversi parametri meccanici e fare poi un confronto con quelli che vi vengono da Borri, che comunque dovete calcolare esplicitamente, cioè riportarli sul grafico va bene,
Però applicate anche le equazioni di regressione e calcolate il valore numerico. Ok, okay. Poi lo confrontate con quello della circolare. Avanti. Ok. Ricordatevi, se riandiamo sull'indice che avete messo all'inizio, sì, voi vi dovreste esprimere anche sulla presenza di criticità sugli elementi non strutturali. Rivai un attimo. Sul quadro fessurativo? No, no, sull'indice della tesina. Sono l'indice? Secondo me questa parte, volendo del calcolo, la potete anche rinviare a dopo, cioè vi potreste fermare alla valutazione della resistenza media e poi inserite fattore di confidenza e coefficiente parziale di sicurezza quando fate la verifica del ribaltamento oppure della volta, dell'appoggio di un architrave, di quello che sia. Vedi, identificazione delle criticità statiche e sismiche di elementi non strettamente strutturali. Quindi questa aggiungete anche solo una diapositiva, al limite dite che non ce ne sono, ma forse sì, perché o forse sono tutti elementi strutturali, non si capiva bene, in quella sezione si vedevano delle voltine mezze crollate. Sì, non ho capito se erano solo una sorta di controsoffitto oppure avevano un ruolo strutturale. Dovevano essere strutturali. Ragazzi, se volete potete chiudere la finestra e poi la riapriamo nella pausa. Decidete voi in base alle condizioni di benessere termoigrometrico da un lato e alle preoccupazioni Covid dall'altro. Andate, no, ho già visto Giovanni che è partito, se c'è freddo. Vai ancora? Quando c'era quella sezione, eccola. Diciamo, si vedono questi elementi molto sottili, che però forse erano proprio poi dei solai. Penso che sorgevano dei solai. Però... Poi di elementi non strutturali cosa possono essere? Delle cornici, possono essere degli intonaci, delle grandi zone di intonaco che si staccano. Ok? Sì. Avanti. Allora, quindi partite con il ribaltamento, ma il ribaltamento di cosa studiate? Della facciata, però non abbiamo solo iniziato a fare l'indagine, cioè il piano delle indagini, perché poi non abbiamo approfondito ancora. Però diciamo, prima del piano delle indagini che dovete mettere? Torno indietro, non so se... Sì. No. Per normativa di rilievo, poi? Il dettaglio... Un rilievo più di dettaglio, in cui in particolare si capisce qual è l'elemento che voi volete verificare. Ok, quindi stiamo parlando del ribaltamento solo della facciata solo nella parte alta? Sì, in questa parte sì, perché ipotizziamo diciamo, bisognerà mettere un prospetto, una sezione, una pianta, la pianta a quel livello, la sezione che taglia la facciata, eccetera. Con individuata diciamo la porzione che voi state analizzando. Ok. Allora, quando fate questo piano di indagini non c'è bisogno che dite il principio di funzionamento del ground penetration radar, perché il laboratorio a cui vi rivolgete lo sa come funziona. Voi dovete dire, io voglio una prova o più prove col georadar, fatta in questo punto, con queste modalità, con questi elaborati da consegnare, ok? Quindi deve essere più operativa. Diciamo sì, più 300 per 150 è la fascia che analizza, sì, in prospetto. Però sapete che in realtà non funziona così il georadar, perché il georadar viene passato, quindi voi semmai dovreste individuare delle linee lungo le quali dovranno far passare lo strumento.
E quindi forse la cosa più rilevante sarebbe farlo su un pezzo che è in laterizio, un pezzo che è in tufo. Sì. Ok. Ma perché ammorsatura fra diverse tipologie murarie? Le tipologie murarie non sono diverse in altezza? Sì, ma cambiano anche sul lato esterno e interno? Sì, ci sono delle piccole variazioni, diciamo. E questo lo dovete spiegare un po' meglio. Poi l'individuazione della porzione di muro sul quale condurre l'indagine, no, quello è un compito vostro. Quindi voi dovete dire che dovranno passare la sonda secondo questo percorso. Poi potranno dirvi se riscontrano discontinuità nello spessore, se riescono a restituirvi una geometria dello spessore. Segnalare le zone di maggiore criticità, secondo me no. Cioè loro possono segnalarvi cambi di materiale, discontinuità costruttive, lesioni, vuoti, questo si può fare. E masse metalliche, anche le masse metalliche si individuano molto bene, anzi sono le cose che si individuano meglio. Per il resto no, maggiore criticità non... Avanti. Allora, questo però è una prima fase, ok? Cioè questo è per... Con questa modalità in realtà potete accedere anche a un livello di conoscenza 2, però potreste dire che se la prova non dà esiti confortanti, cioè si riscontrano discontinuità eccetera, si potrebbe procedere con un'endoscopia. Se anche questa da esiti che non sono incoraggianti, per esempio in termini di consistenza della malta, si potrebbe procedere con un carotaggio. Cioè fate sempre un piano in più fasi, dalla meno distruttiva alla più distruttiva. Avanti. Vabbè, qui manca la parte, diciamo, dell'analisi, perché in realtà... Avete fatto almeno quella dell'azione sismica? Sì, non l'abbiamo impaginata, ma l'abbiamo fatta. No, non si sente, scusami. Allora, l'abbiamo fatta, non l'abbiamo ancora inserita però. Cioè abbiamo fatto un'analisi. Ma avete dei dubbi, delle cose che volete discutere? No, chiedemmo l'altra volta quella cosa della cartografia. Non riuscivamo a classificare la zona sì, però l'abbiamo risolto. No, il tipo di terreno forse. Il tipo di terreno, esatto. Sì, esatto. Sì. Ok, avanti. Abbiamo iniziato invece sulla volta, okay, al sesto acuto, e vabbè, qui valgono le stesse cose, penso, che ci siamo detti per le indagini precedenti. Beh, diciamo che la prova sonica in questo caso è meno efficiente, al limite, se uno doveva scegliere, era meglio la prova sonica sul ribaltamento georadar qui. Al contrario. Okay. O altrimenti, una volta che ricorrete al georadar, fate anche questo col georadar. Ok? Certamente il georadar è una prova che non tutti i laboratori fanno, perché non sempre hanno lo strumento. Però nel momento in cui l'ho usato da una parte, io direi di usarlo anche qua. Okay. E quindi in questo caso il georadar è efficace, per esempio, nel dirvi dove finisce la porzione che magari è, non lo so adesso come è fatta questa, in laterizio, e sopra inizia una concrezione in tufo. Ok. Oppure credo che in Campania lo chiamino il cretone pozzolanico. Ah. Avanti. Allora, vabbè, qui non riportiamo più questa slide. No, questa qui. Però diciamo, qui non dovete mettere solo le equazioni teoriche, cioè dovete mettere i valori. Cioè anche qui, piuttosto che dire qual è la definizione di livello di conoscenza, voi dite
si assume il livello di conoscenza 1 perché abbiamo fatto solo queste indagini, okay. Oppure il 2 perché abbiamo fatto anche quest'altra. Ok? E poi per quando arrivate ai parametri dei materiali dovete mettere proprio i numeri. Quindi parto da una certa F, prendo questi coefficienti correttivi, metto questo coefficiente parziale di sicurezza perché sono nella combinazione fondamentale, metto il fattore di confidenza 1,35, 1,2 perché sono in questo livello di conoscenza. Ok, bisogna arrivare proprio a un numero con l'unità di misura. Avanti. Ok. Abbiamo cominciato ad analizzare le azioni sul nostro arco, quindi abbiamo ricostruito diciamo il nostro sesto acuto. Allora, intanto abbiamo detto che noi non studiamo mai tutto l'arco fino all'imposto orizzontale, perché se provaste a farlo vedrete non vi verrebbe verificato. No, infatti è questo il problema. E quindi che cosa facciamo? Vi ricordate qual è la procedura? Sì, tiravamo diciamo una linea orizzontale, verticale. Sì, dai, esci un attimo dalla modalità presentazione. Poi, ma questo che cos'è? È un parapetto? Che cos'è? Sì, è un parapetto che si trova al di sopra. Parapetto metallico? Sì. Ah, ok. Quindi sopra c'è un piano di calcestile. Quindi mettete poi anche una pianta, qualcosa? Sì, 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 sì. Per capire bene, perché sembrava proprio nella facciata. Allora, questo è un PDF? Sì. Allora, aspetta, vediamo come possiamo fare. Se preferisce, ce l'ho la presentazione PowerPoint. Quindi... No, vabbè, dai, ce la dovremmo cavare. Quindi, diciamo, voi da qui tirate una verticale. Verticale, sì. Che quindi vedete con quest'arco a sesto acuto quanto toglie. Sì. E poi da questo punto qui individuate giunto. Quindi tutta questa parte qui, vicino all'imposto orizzontale, la considerate parte del piè dritto, okay? Ok? Poi io qui vedo calcolo di G1, ma vedo tutte queste forze applicate qui, mentre mi aspettavo di vederle sui conci. Ok, quindi devono stare sui conci. E quindi mettetele sui conci, perché okay. Poi le dovete mettere anche nel loro baricentro. Certo. Ok? Poi questo peso specifico 17, da dove viene? Abbiamo cercato che, dato che la muratura è in tufo, abbiamo cercato che la muratura è in tufo ha questo specifico di 17. Però se lei ritiene... Ma quello che trovi di questo 17 lo dovete documentare. Normalmente 17 è il peso specifico del tufo, non della muratura di tufo. La muratura di tufo ha anche la malta. Sì. Okay, ok, quindi in genere si prende al massimo 16. Se voi prendete un valore diverso, può anche andare bene, però lo dovete sempre documentare esplicitamente, non deve comparire qui all'improvviso, non si capisce da dove viene. Ok? Avanti. Aspetta. Sì, no, sta scattando un po'. G2 va bene. No, gamma G2, quanto prendiamo per gamma G2? 1,5. No. Forse è la 3. No. Prendiamo 1,5 quando? Nei casi di sfavorevoli. No. Di sfavorevoli. Quando prendiamo 1,5? Questo vale per tutti, può essere una tipica domanda d'esame. A casa siete ancora operativi? Di solito si prende 1,3. Ah, aspetta Sara che ho spento, un secondo. Riprova, vediamo se c'è molto eco. Di solito prendiamo 1,3. Aspetta, spegni un secondo il micro. Sara, quanto prendiamo? 1,3. Bravissime. Perché prendiamo 1,3? Allora, non ricordo bene se è per una questione, cioè se è legato al percorso di conoscenza. No.
Perché è una costruzione esistente. Una bravo costruzione Giovanni. Esistente, sì. Ok, quindi nelle costruzioni esistenti prendiamo 1,3, in quelle nuove 1,5. Perché facciamo così? Perché nelle nuove c'è una maggiore incertezza, non sappiamo se verrà effettivamente realizzata come progettiamo. Nella costruzione esistente abbiamo oramai la costruzione, quindi la nostra incertezza riguarda semmai le geometrie, i pesi specifici, ok? Allora, rispengo l'audio d'aula. Ok. Vai. Allora, QK... questo perché, ecco, però per capirlo bene ci vorrebbe almeno una pianta. Sì. Ok? Allora, quindi qui avete messo 0,48. Che cos'è questo 0,48? È il carico nero. Ma io non ho capito bene, mi fate vedere in un disegno, in una foto, dov'è che si posa questa neve? Perché allora non ho capito bene dov'è questo elemento. In sostanza la volta sorregge un balconcino. E vediamo questo balconcino. Scusa, mentre lo cerchi, solo un secondo, guardo. Se per caso dalla presidenza hanno risposto. È questo qui. Sarebbe sì. Questo qui, esatto. Ok, ma in questo caso è molto più importante del carico della neve. È il sovraccarico variabile legato all'uso. Quindi voi che cosa pensate di fare di questa torre? Sarà una casa? Sarà parte della casa del duca? Non so chi era, non ricordo cosa ho letto all'inizio nella parte storica. Sarà un albergo? Sarà una residenza privata? Sarà, d'accordo? Perché il minimo, già se è una casa, sarà 2 kN al metro quadro. Se diventa un ambiente suscettibile di affollamento, può essere anche di più. Ok? Va bene. E poi evidenziate bene dov'è, qual è l'area di influenza, dov'è applicato questo carico, che dovrà essere applicato qui, si vede il mio mouse? Sì. Per ogni concio dovrà essere a metà di questa lunghezza. Ok? Sì, quindi sì. Riportatelo lì. Vai, avanti. No, poi manca un passaggio in cui applichiamo il teorema di Varignon per ogni concio. Cioè abbiamo queste tre forze, dobbiamo trovare dove si colloca la risultante. Sì. Ok? Vai. Ok, no, e siamo qui perché abbiamo iniziato la costruzione. Sì. Però giustamente non ci troviamo per la questione che l'arco è troppo grande. Ma questo è solo il primo poligono. Sì, è solo il primo poligono. Esatto. Il primo poligono serve per la posizione della risultante. Bravissimo. Quindi semmai è sul secondo che devo valutare, però è difficile che su un arco che è un bello sviluppo riusciate a verificarlo. Infatti la porta si va sempre di fuori della... Ok, avanti. Non c'è la bibliografia. Come? Ok. Per ora siamo qui, stavamo impostando queste... Sì, siamo bloccati all'arco, prima di procedere volevamo... Va bene. Intanto grazie di aver rotto il ghiaccio. Mi raccomando anche gli altri ragazzi, perché il tempo passa e si arriva velocemente alla conclusione del corso. Controllate sempre la mail, controllate sempre il Google Calendar per le variazioni rispetto all'orario teorico. Per esempio la prossima settimana ci sarà l'Immacolata, quindi l'8 ovviamente non faremo lezione, quella dopo ci saranno le lauree il 15 mi sembra. Ok, quindi diciamo io poi cerco di mandare, vabbè, sull'Immacolata no, perché si sa che è festa, però cerco sempre di mandarvi anche delle mail di promemoria e in generale guardate il Google Calendar, ok?
Allora, Giovanni, tu sei pronto a condividere? Ah sì, forse interrompi un attimo la condivisione tu. Vai. Hai acceso il tuo microfono? Ah, quindi dacci qualche parola di contesto. Siamo a... Ok. Ora dovrei aver attivato il microfono, penso. Comunque, siamo a Perugia, nella chiesa di San Francesco al Prato, oggi auditorium, e a seguito di interventi compiuti nel 2013, la parte absidale, la copertura absidale, che comunque era crollata, non era più presente già dal 97, è stata sostituita con appunto una copertura piana in acciaio. La copertura piana si costituisce da un pacchetto diciamo standardizzato e vede dei travetti costituiti da appunto delle reticolari. Noi siamo andati a verificare la trave di bordo IP750 in acciaio, adesso mi sfugge. La nostra domanda... Aspetta, col mouse indicaci qual è, cioè quella che regge la vetrata? Esattamente, okay. Esatto, è questa qui. La nostra domanda era: che schema statico utilizzare in questo caso? Perché durante la verifica abbiamo fatto un errore anche abbastanza grossolano, perché appunto abbiamo considerato lo schema statico quando in una muratura si appunto nel triangolo dello schema statico della muratura si incastra, diciamo, un solaio. Ovviamente è sbagliato, però appunto non... Aspetta, cioè... secondo me ci sono lo schema statico, che ingredienti ha, allora, Giovanni? Sicuramente la luce. La geometria. La geometria. Intanto dovete riportare questa luce. Aspetta. Si vede il mio mouse? Sì. Intanto dovete riportare questa luce. Ok. E va bene. Sì. Poi appunto il carico distribuito. Ecco, qui il carico com'è? Cioè la vetrata è triangolare, segue le falde del tetto? Dovrebbe essere triangolare. O è trapezoidale? Adesso non ricordo bene, sarebbe da controllare in maniera più approfondita. Però questo controllo a me sembra più trapezoidale, diciamo. Sembra seguire questo profilo. Poi bisogna capire... qual è la relazione fra questa IPE e la prima reticolare? Cioè sono immediatamente adiacenti oppure c'è uno spazio? A me sembra che c'è uno spazio. C'è uno spazio. C'è uno spazio, vuol dire che la lampada aggregata si poggia da un lato sulla IPE e dall'altro sulla reticolare. Sì. E quindi sia il carico del pacchetto di copertura sia il carico della neve se ne andrà metà sulla IPE e metà sulla reticolare, e questo sarà un carico uniformemente distribuito. Quindi mentre la reticolare è, abbiamo detto, trapezoidale verosimilmente, vediamo se trovi poi delle altre viste, quest'altro ha un carico uniformemente distribuito. Ok. Poi avrà il carico uniformemente distribuito, che è il peso proprio della trave. Sì. Ok, va. No, fin lì, fino al peso proprio della trave, c'eravamo. Appunto, abbiamo avuto un attimo un problema per quanto riguarda il secondo schema statico, diciamo, quello che va a considerare anche i carichi accidentali. A questo punto, quindi, per considerare i carichi accidentali della vetrata, immagino vada in toto, e poi per quanto riguarda invece il carico ragazzi, io non sento poi
il carico accidentale del, appunto, come si diceva, del pacchetto di solaio e del carico della neve va diviso per due, perché una parte... Cioè, non è che va, devi prendere la larghezza di influenza della tua ide. Ok. Diciamo... Cioè, io mi aspetto che voi facciate, tra le altre cose, un disegno, adesso non mi ricordo come è fatta la tua rete totale, ma un disegno di questo tipo, in cui si vede la rete, si vede la reticolare, poi adesso non so con che relazione ci sarà qui un'altra quota dalla mia aggregata con un pacchetto dell'isolante, dell'impermeabilizzazione, eccetera, e metà, nel senso che questa larghezza di influenza, ok, che possiamo chiamare, se vogliamo, sì, fare riferimento all'interasse, se ne va sulla reticolare, e quest'altra se ne, scusa, sulla ipe, e quest'altra se ne va sulla reticolare. Ok. Sì. Mi era venuto in mente un'altra. Oh, però ancora non abbiamo concluso, perché lo schematato ha quattro ingredienti. Noi abbiamo messo solo la geometria con la luce e i carichi. Abbiamo discusso i carichi. Poi che manca? La tipologia di vincolo. Tipologia di vincoli. Beh, non tipologia, proprio i vincoli. Allora, qui bisogna capire come è fatto quella. La muratura, ma lì si vede un travone pazzesco di roccia struzza armata, ma c'è anche dall'altro lato. Sì, sono entrambi, cioè da tutte le parti che c'è struzza. Diciamo, adesso la vista è un po' da lontano, però non sembra un appoggio, cioè è in casa, ma sembra proprio un incastro, perché abbiamo, a meno che lì nella zona d'ombra non ci sia nascosto un appoggio tipo seggiola a terra, però sembrerebbe invece un... Sì, è un incastro, c'è una bollonatura. Una piastra che è saldata alla testa della trave e che poi è bullonata su tutto il perimetro. Quindi il schema statico qui dovrebbe essere di una trave incastrata. Okay. Ok. E ciò cioè, è un problema, perché no, comunque noi abbiamo sempre trattato appoggiata. Non, cioè... No, vabbè, voi immagini che a senso della costruzione imparate a risolvere anche i sistemi per stati. Sì. In più vi ho detto che in questi casi potrete utilizzare anche dei software tipo F-Tool. Non ho capito, scusi. Potete usare dei software come F-Tool, F è scritto solo la lettera F, trovate sul sito, ok? Quindi documentate tutti questi passaggi e fate poi le vostre F-Tool, diceva. Sì, scritto così. F-Tool. Tool. Un'altra domanda, ultima domanda, per quanto riguarda poi la verifica del momento, lo stato limite, l'ultimo del taglio, non abbiamo, diciamo, problemi a livello di formule, cioè si utilizzano quelle utilizzate a lezione? Perché magari tipo con il fatto che, cioè ad esempio, quando andiamo a fare il momento dello stato limite ultimo ci chiede l'interasse. Noi che interasse dobbiamo considerare? Quello è un caso specifico, tanto che c'è scritto sempre la tratta oppure lo sbasso, che ho messo. Cioè, in questo caso le caratteristiche di sollecitazione è F-Tool. Ok. PL quadro ottavo, PL quadro mezzi, non ricordo quale esempio c'è. Cioè. Sì, era... Sono dei esempi. Avrei una condizione confermato quello che abbiamo detto. Avrei uno schema
uno schema di questo tipo, quindi incastro, incastro, e poi ci saranno vari carichi, va bene? Avremo un carico che poi ci avete anche le varie combinazioni, però diciamo sì, che è stato limite ultimo. Avrete per esempio gamma G1 per G1. Il peso proprio permanente. Quindi sarà uguale all'area della sezione trasversale della trave per il peso specifico del dorsale. Sì. Bene, 68,5 kN al metro cubo. Attenzione all'unità di misura. Poi avrete un altro G1. Che viene dalla gamma. Ok. Quindi questo qui, insomma, aggregata, proprio così. Quindi o avete questa informazione, o la segnate sul sagomario, prendete questo peso in aggregato. Sì, vabbè, insomma, il pacchetto del solaio. Poi avete un altro... No, questa è solo la parte strutturale. Ah, ok. È una G2 per G2, in cui qui avrete il solaio. Allora, attenzione, qui al solaio come funzionerà? Avrò un impermeabile da fare una manifestazione, in cui per esempio avrò l'impermeabilizzazione di solaio. Sì, il massetto. Il massetto, ok, e vado a vedere quanto pesa, quanto pesa questa roba qui. Faccio sempre un'analisi dei carichi a metro quadro, a metro quadro, quindi questo carico a metro quadro lo devo moltiplicare per un interasse, che è quello che ho disegnato prima. Ah, ok, esatto, questo chiedevo, quindi per il... Lo moltiplicherò per metà, ok? Perché sì, questo è l'interasse di influenza per questa luce. Ok. Okay. Quindi faccio tutti questi strati, ottengo un peso al metro quadrato, lo moltiplico per una lunghezza e ottengo un peso al metro lineare. Come deve essere un carico di questo tipo, ok? Sì. Bene, questo qui. Poi che cosa avrò? Avrò un carico che invece è fatto così. D'accordo? Prof, non si vede. Un carico che è fatto così, sempre che abbiamo G2 per G2, che è la vetrata. Ok. Quindi qui che cosa valuto questo qui? Un valore qua, un valore massimo qui. Okay. Ok. Allora, in generale, quanto vale questo carico qui? Sarà lo spessore del vetro per l'altezza nel punto, quindi qui questa altezza, qui quest'altra altezza, per il peso specifico del vetro. D'accordo, questo qui? Ok. E quindi mi calcolo un valore qua, un valore qua. Poi ci avrò il carico, vabbè, lo disegno adesso qui giù che mi è finito lo spazio, ci avrò il carico della neve, va bene? Sì. Quindi qui avrò un gamma Q per QK della neve. Anche qui il carico che ottengo dalle formulazioni di normativa è una pressione, è un kN sul metro quadro, lo devo poi moltiplicare per questo interasse, cioè dico questa fetta di copertura se la porta la trave che io sto studiando. Ok. Metto tutti questi carichi, posso definire un unico carico potenziale in F-tool, questo il valore che si apporta è la somma di questo, di questo, di questo, di questo, di questo, è il valore di chiave, la somma di tutti questi più la differenza tra la chiave imposta per il vetro, che è l'unico che cambia. E vado a vedere il diagramma del momento. Il diagramma
poi nel momento, per esempio, mi verrà una cosa così. Adesso è un carico trapeziodale, cambierà un pochino, ci sarà qui un punto angoloso. Avrò una cosa di questo tipo. Allora, poi in questo momento vado a fare la verifica in questa sezione. Qui dovrebbe essere più piccolo, quindi se l'ho verificato qui, è verificato anche là. E poi farebbe la verifica a taglio. Va bene, quindi vado a vedere come mi viene il mio diagramma di taglio, mi verrà una cosa, adesso ci avrà anche lui una qualche discontinuità, qui perché ci abbiamo sempre il carico trapezoidale, però insomma mi verrà una cosa vagamente così, usiamo la V della normativa, andiamo a fare la verifica a taglio in questa sezione qui. Ok. Attenzione che qui, vedete, a questo punto il taglio massimo dove il momento è massimo, quindi devo stare attento a vedere se c'è un'interazione fra taglio e momento flettente. D'accordo? Sì. Poi faccio lo stato limite di esercizio, con questi stessi carichi dove però i gamma valgono tutti 1. E quindi mi andrò a vedere qual è la freccia, confronto questa freccia con la freccia considerata ammissibile. Va bene. In caso come questo, mettetelo sempre sotto la voce cosa manca, qui è molto rilevante questo momento di incastro, quindi diventerebbe molto rilevante verificare che la piastra all'attacco con diciamo quel cordolone armato per valutare sia le saldature sia le bullonature al calcestruzzo armato. Okay. Quindi, poi non lo farete, però mettetelo sotto l'etichetta cosa manca, perché sarebbe probabilmente questa la verifica più severa di tutto il sistema. Okay? Sì, grazie. Ok, altri dubbi, domande? Io. Da casa, la cioè che cosa vuoi rivedere? Non credo di aver capito la domanda. Cioè qui nel caso dell'arco simmetrico e simmetricamente caricato? Allora, si costruisce un primo poligono che si può costruire anche fuori dall'arco. Anzi, il mio consiglio è questo. Fatelo fuori dall'arco, quindi non come l'avevate fatto voi. Perché ci serve solo per trovare dove si applica la risultante. Poi una volta che io ho trovato la retta d'azione della risultante, che cosa devo fare? Assumo un punto arbitrario in chiave, arbitrario ma comunque dentro la sezione dell'arco, un punto arbitrario all'imposta, arbitrario ma sempre nella sezione di imposta, dal punto in chiave mando una orizzontale. Perché una orizzontale? Perché devo rispettare la simmetria di geometria e di forze, fine a intersecare la retta d'azione della risultante. E da questo punto, Giovanni, tu hai staccato il tuo microfono? Ok. E da questo punto qui unisco col punto che ho assunto arbitrariamente. Va bene? Questo lato qui me lo riporto sul poligono delle forze. Attenzione a dove me lo riporto. Il punto arbitrario qui si trova fra 4 e 5. Allora mi metto fra 4 e 5. Va bene? Mi prendo la parallela perché c'è sempre una corrispondenza solo di direzioni, e trovo H1. Unisco H1 con tutte le estremità e riparto a costruire il mio poligono funicolare. Ok?
Ok. Altri dubbi, domande anche da casa? Allora, ragazzi, se non ci sono domande, io farei così, magari facciamo una pausa un po' prima, ma neanche troppo del solito. Scusatemi, volete fare qualche domanda voi? Vedo che parlate fra di voi. Può essere utile per tutti. Vi siete chiariti, diciamo. Ok. Allora, io direi facciamo pausa fino alle 11 meno 5 e poi cerchiamo di fare, fin dove arriviamo, la lezione sulla direzione dei lavori relazione a strutture ultimate con l'audo, ok? Allora, metto in pausa, ricordatemi di riavviare. Riavvio la registrazione. Allora, aspetta, condividiamo. Vai. No, sono in commissione perché ho una vostra collega che si laurea, che ho seguito io, quindi sarò in commissione. Allora, vediamo dove arriviamo. Comunque iniziamo a parlare di direzione dei lavori e collaudo, quindi un tema che non è direttamente collegato alla preparazione della tesina, ma che comunque è rilevante per poi la vostra attività professionale, perché spesso l'architetto si trova a svolgere il ruolo di direttore dei lavori anche per la parte strutturale senza esserne stato progettista. Quindi è importante che sia consapevole degli adempimenti che gli competono in questo ambito. E analogamente, magari non è così frequente che sia collaudatore, però il collaudatore chiederà al direttore dei lavori una serie di documenti e quindi è importante sapere che cosa il collaudatore si aspetta in maniera da non trovarsi in difficoltà. Allora, il direttore dei lavori è nominato dal committente e in definitiva deve tutelare il committente nella fase di esecuzione, quindi controllare che l'impresa esegua i lavori rispettando il progetto e con i materiali che sono stati previsti nel progetto, con le modalità previste nel progetto. Questo della direzione dei lavori è un tema, per esempio, che sta emergendo fortemente con i bonus edilizi dell'ultimo periodo, perché ci sono queste diciamo imprese, questi general contractors che forniscono ai committenti un prodotto che aveva in mano, ma sono anche quelli che individuano il direttore dei lavori, il che può creare qualche conflitto, nel senso che poi il direttore dei lavori, anziché tutelare, per dire, il condominio, finisce per tutelare di più l'impresa. Quindi è importante che il direttore dei lavori sia invece una figura a tutela del committente. È fondamentale da un punto di vista degli aspetti strutturali è tutta la filiera dei materiali che vengono utilizzati nell'esecuzione. Per cui i materiali e i prodotti devono essere identificati a cura del fabbricante, qualificati sotto la responsabilità del fabbricante e accettati dal direttore dei lavori.
Quindi il direttore dei lavori va ad accettare materiali e prodotti mediante acquisizione e verifica della documentazione dei due passaggi precedenti, quindi dell'identificazione e della qualificazione, nonché mediante prove di accettazione, quindi prove che deve predisporre il direttore dei lavori. E oramai tutti i materiali e i prodotti devono possedere una marchiatura europea, va bene? Devono far riferimento a una qualche norma europea armonizzata a tutela di nuovo della qualità dei prodotti e dei materiali. Allora, vediamo quali sono gli adempimenti nel caso del calcestruzzo. Quindi, anche se noi non abbiamo affrontato la modellazione e la verifica del calcestruzzo, però sempre nell'ottica di un'attività di direzione dei lavori è importante capire che cosa si prevede per il calcestruzzo. Innanzitutto, il calcestruzzo viene identificato in termini di classe di resistenza, va bene? Classe di resistenza. Quindi troviamo queste sigle con una C di Charlie iniziale, che è una abbreviazione, potremmo dire per calcestruzzo, ma in realtà un anglismo sempre per concrete, quindi calcestruzzo, e poi due numeri. Due numeri. Questi numeri che cosa sono? Sono delle resistenze al valore caratteristico. Quindi che vuol dire al valore caratteristico? Con una probabilità del 5% di non essere superata e del 95% di essere superate, espresse in megapascal, quindi questo numero è espresso in megapascal, è una resistenza a compressione, quindi pensando a una prova di schiacciamento, e ci danno il primo numero, il numero più basso, una resistenza cilindrica, quindi su un campione che ha la forma di un cilindro, e il secondo numero su un provino cubico, su un campione cubico. D'accordo questo qui? Quindi C8-10-12 è una classe di resistenza di calcestruzzo che ha valore caratteristico di resistenza a compressione su provino cilindrico di 8 megapascal e su provino cubico di 10 megapascal. Va bene questo qui? Quindi queste sono le classi. Sono un po' l'analogo delle classi che abbiamo visto per l'acciaio. Per l'acciaio abbiamo visto S235, S275, S355, eccetera, eccetera. Va bene? Qui parliamo naturalmente di nuova costruzione o comunque di intervento nella costruzione esistente. Sono classi di resistenza riferite al nuovo. Allora, qui vedete che sono individuate delle strutture di destinazioni in funzione della classe di resistenza minima, per cui per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura abbiamo questa classe di resistenza, per strutture semplicemente armate, che sono la maggior parte, abbiamo una classe di resistenza minima C1620, quindi diciamo questo dovrebbe essere il valore di riferimento che teniamo a mente, e per strutture precompresse C2835. Per le classi di resistenza superiore bisogna svolgere apposite sperimentazioni, quindi è più delicata la gestione di questi materiali che iniziano ad avere resistenze molto alte per quello che riguarda le resistenze tipiche del calcestruzzo. Allora, per quello che riguarda i provini, se il provino è cubico, abbiamo un cubo di spigolo 150 mm. Se il provino è cilindrico, invece 150 mm è il diametro e l'altezza è doppia, l'altezza è 300 mm. La formula che ci consente di passare da una resistenza all'altra è questa qui. Quindi F minuscolo è la resistenza cilindrica, R maiuscola è la resistenza cubica, su provino cubico.
Poi la C sta per compressione e la K sta per valore caratteristico. Quindi la formula è questa qui, 0,83 per RCK, per cui vedete che la resistenza cilindrica è sempre più bassa della resistenza cubica. Le prove sono effettuate a 28 giorni di maturazione. La resistenza del calcestruzzo varia nel tempo, cresce nel tempo, nei primi giorni più rapidamente, poi molto lentamente, quindi è importante specificare il giorno in cui effettuare la prova. Il conglomerato per il getto delle strutture di un'opera o parte di essa si considera omogeneo ai fini del controllo se presenta le medesime caratteristiche prestazionali, cioè la classe di resistenza e la classe di esposizione, che vuol dire il tipo di ambiente a cui il calcestruzzo si troverà esposto, che può essere un ambiente più o meno aggressivo. Quindi una cosa è essere all'Aquila, una cosa è essere a Pescara. A Pescara siamo sul mare e l'ambiente dove nell'area c'è un aerosol salino è molto più aggressivo. Scusate, mi rispondo giusto se fosse la presidenza per il problema Zoom. Pronto?